Michele Mezzanotte presenta le relazioni tosse. Ok, non fa ridere. Cominciamo. L'amore, quando si rivela, non si sa rivelare, affermava Pessoa. L'amore si presenta sempre come un chiaroscuro. Eros si presenta sempre al buio e noi siamo lì, come la fanciulla psiche, a cercare di capire se ciò che stiamo vivendo sia amore oppure no. Se sia amore oppure suo fratello, morte. Io sono incazzato, ma sono molto incazzato. Mi hanno ingannato con l'immagine delle relazioni belle, idilliache, luogo d'amore, di benessere, romantico. La conoscete la favola di Eros e Psiche? Ok, prima di raccontarvela, oggi parleremo di relazioni tossiche, in particolare di 7 tipi di relazioni tossiche. Andando con ordine, nel primo capitolo vi racconterò la favola di Eros e Psiche, perché il mito ci aiuterà a capire che cos'è una relazione tossica e perché è una relazione tossica. Nel secondo capitolo ci dobbiamo un attimo mettere d'accordo su che cos'è una relazione, se no non andiamo avanti, non procediamo nel discorso. Nel terzo capitolo capiremo quando una relazione è tossica. Nel quarto capitolo vedremo 7 tipi di relazioni tossiche. 8 tipi di relazioni tossiche, ne vedremo 8, non 7. Non so contare. Le loro caratteristiche, in cosa sono tossiche e in cosa invece possono individuarci. A cosa ci possono essere utili? Perché, come sappiamo, ogni veleno è anche cura. E infine le conclusioni e la scena post-credit, non ve la perdete. Eros e Psiche, la favola di Eros e Psiche, ci insegna che Psiche, la fanciulla innocente, non è assolutamente pronta a incontrare Eros, la relazione, l'amore. Psiche, l'anima, è inadatta all'amore. E che cazzo? Ma che favola è? La favola è narrata da Apuleio nelle Metamorfosi. Psiche è una bellissima fanciulla. Ciao, sono una bella Psiche, ma chiamatemi Psiche. Era talmente bella ad essere chiamata Venere. Non ci vuole tanto tempo. Venere si incazzò. Oh, ma come ti permetti? Qui la bella sono io, punto e basta. Così mandò suo figlio Eros, il dio dell'amore, a compiere vendetta. Allora, caro figlio Eros, vai da Psiche, scocca una delle tue frecce d'amore e falla innamorare dell'uomo più brutto, avido, terribile, senza cuore, stupido del mondo. Oh madre, non ti sembra un po' esagerato? No. Vabbè, eseguo con il mio arco. Per un'igiene profonda e un amore profondo, comprate Napisan. Questa me la blocca YouTube. Eros va da Psiche, mira con il suo arco e... Oh, uia, oh mannaggia, mi sono colpito il piede. Il grande arciere si colpì il piede. Ma veramente? Che Apuleio, che cazzo c'avevi nella testa? Insomma, Eros sbaglia il colpo e finisce di colpire se stesso. Si innamora perdutamente e follemente di Psiche. I genitori di Psiche nel frattempo cercavano marito per la bella Psiche. E sul saggio consiglio di un oracolo la portarono sopra una rupe sola. Oh, vorrei proprio un marito. Chissà chi mi verrà a prendere su questa rupe. Insomma, su questa rupe arriva Eros, la prende, la porta nel suo palazzo e si uniscono, si amano. E voi direte, meno male. Eh no, aspettate, qui inizia il bello. Perché Eros non vuole rivelare a Psiche la sua identità, quindi si nasconde. Si nasconde, fanno l'amore solo al buio, luce spenta. Eros è un po' complessato. Quindi il loro amore prosegue finché l'identità non è rivelata. Però a Psiche gli salta un po' la mosca sul naso, dice, ma non è che mi stavo unico un mostro. E allora decide di scoprirne l'identità con la sua lanternina. Devo scoprire assolutamente l'identità di questo che mi sta facendo godere, scopare, orgasmare. Accade che una goccia di olio della lanterna cade su Eros, che si sveglia e, vista tradita la sua fiducia, si incazza e la caccia via dal palazzo. Psiche, invece, vede quel pezzo di gnocco e diventa una sottona. Disperata, Psiche fugge alla ricerca del suo sposo, ma Eros non si fa trovare. Arriva al tempio di Venere e cerca di farsi perdonare da Venere stessa. Ciao Venere, ti prego, perdonami, perdonami, non volevo scoparmi tuo figlio. No, io non ti perdono, cara Psiche. Ti prego, farò di tutto, ma ridammelo. Ti prego, ti prego. Vabbè, sarò magnanima, devi superare 3 prove.
E quando gli dei ti dicono devi superare delle prove, diventa un'odissea infattibile. Che cazzo di prove mi ha dato? Come faccio a farle? Come faccio? Sono tutte prove impossibili da superare che adesso non vi elenco, ma comunque Psiche ce la fa, grazie ad altre creature, a superare tutte queste prove. Fino a che Venere, un po' contrariata che abbia superato tutte queste prove, gliene propone una difficilissima. Allora, visto che le superate proprio tutte, adesso c'è la prova proprio finale. Quella proprio... Se ce l'hai, scopi con Eros per tutta la vita. Scendi negli inferi e chiedi un po' di bellezza a Persefone. Psiche pure qua ce la fa, grazie a un aiuto esterno. Riporta indietro un'ampolla assolutamente da non aprire. Ma lei ovviamente che fa? La apre. Chissà cosa c'è dentro questa ampolla. Cade in un sonno profondissimo. Eros, dopo tutte queste peripezie, chiede aiuto al padre Giove. Papà, aiutami! Oh, figlio mio, quando c'è una bella ragazza, Zeus aiuta sempre. Salvano Psiche e Psiche finalmente diventa immortale. Cosa ci insegna questa favola? E cosa c'entra con gli amori tossici? La favola di Eros e Psiche, come afferma Thomas Moore nel Lato Oscuro dell'Eros, ci insegna che Psiche non è pronta ad Eros. Psiche non è pronta alle relazioni. Psiche non è pronta all'amore. Inadatta lo dice a Mammete, io so benissimo quello che faccio dentro una relazione. È importante perché Psiche, per arrivare ad essere Psiche l'immortale, deve attraversare una serie di prove, deve attraversare un'iniziazione, deve individuarsi. E a proposito di questo ci agganciamo direttamente alla domanda successiva, al capitolo 2. Che cos'è una relazione? La relazione, secondo Guggenbull Craig, analista svizzero, è individuazione, non è benessere. No, è salvezza e individuazione, e ce lo insegna la favola di Eros e Psiche. E spesso noi entriamo all'interno di una relazione convinti che sia un luogo di benessere. La nostra cultura ci distorce in questo senso. No, qui dobbiamo essere tutti d'accordo. Se non siamo d'accordo, uscite dal video, perché è inutile che continuiamo. Continuate ad avere le vostre relazioni tossiche. La relazione è un luogo di lotta e di individuazione, un luogo di salvezza. È logorandosi e smarrendosi che si impara a conoscere se stessi, Dio e il mondo. E la relazione è proprio un luogo dove ci si logora, ci si smarrisce, ci si ritrova. Come nella favola di Eros e Psiche, che è il prototipo di ogni relazione, all'interno di una coppia bisogna attraversare diverse prove, prove quasi impossibili da superare, ma se le superiamo troveremo il vero amore, troveremo l'immortalità del nostro amore. La relazione è il luogo dove tolleriamo l'intollerabile. Dobbiamo liberarci da quello che Guggenbull Craig chiama il complesso dell'armonia. La relazione non è qualcosa di armonioso e piacevole, bensì è un luogo di individuazione, dove l'individuo entra in collisione con se stesso e con il partner, si scontra con l'altro sia nell'amore che nel rifiuto. È così che conosce se stesso, il mondo, il bene, il male, l'alto e il basso. Attenzione, questo è importantissimo per proseguire. La relazione è un luogo di individuazione. Tossico etimologicamente significa consumare, distruggere, morte. Quindi è tossica ogni relazione che ci porta a consumarci, che ci porta, nell'ottica di Guggenbull Craig, a non individuarci. Ogni relazione che ostacola la nostra individuazione è una relazione tossica. Inoltre, tossico significa morte. E qui una parentesi importantissima sui due fratellini Eros e Thanatos. E già, perché Eros aveva un fratello, Thanatos, la morte. Agivano pressappoco nello stesso modo. Eros scagliava le sue frecce e improvvisamente colpiva qualcuno. Thanatos improvvisamente andava a rapire qualcuno e lo portava via dalla vita. Agiscono nello stesso modo e spesso ci capita di confondere Eros e Thanatos. Ci crediamo innamorati, ma in realtà stiamo vivendo la morte, perché Eros e Thanatos operano nello stesso modo. Quindi una relazione tossica è anche una relazione all'insegna di Thanatos e non di Eros. Quando noi siamo al buio della relazione, se come Psiche stiamo cercando col lanternino di scoprire chi è il nostro partner, se è un partner individuativo o un partner che ci uccide, quando andiamo a accendere la luce non troveremo Eros,
troveremo il fratello, Thanatos. Sono simili, sono uguali, ma attenzione a non confonderli. Per questo la relazione tossica è tossica in due modi principali. Non ci permette di individuarci e ci porta alla distruzione e alla morte. Scopriamo ora i 7 tipi di relazioni tossiche. Sempre 8, Michè, non ti sbagli, sono sempre 8. Della relazione narcisista in realtà ho già parlato ampiamente nella mia trilogia più il prequel sulle relazioni narcisistiche, vi lascio il link in descrizione, quindi non mi ci soffermerò tanto in questo video. Breve descrizione della relazione narcisistica: è la relazione all'interno della quale viene protetto il nucleo narcisistico di personalità. È tossica perché non entreremo mai in contatto vero con l'altro, sia da una parte sia dall'altra. Dalla parte di Narciso non si entra in contatto vero con l'altro per difesa del proprio nucleo, del proprio boschetto interiore. Dall'altro lato non si entra in contatto con il partner per paura di uscire al di fuori del proprio nucleo narcisistico, per impossibilità nel farlo. È tossica perché non entrando in contatto l'uno con l'altro non permette di individuarci. La relazione narcisistica non permette l'individuazione. Quando viviamo all'interno di una relazione narcisistica non ci individueremo mai. Rimarremo sempre uguali, indisposti al cambiamento. In che modo questa tossina narcisista può esserci utile? Quando abbiamo bisogno di proteggerci, quando abbiamo bisogno di non cambiare. Perché non sempre nella vita dobbiamo andare a individuare qualcosa, a volte dobbiamo semplicemente fermarci e rimanere nel nostro guscio. Quindi una relazione narcisista è anche quella relazione stabile, noiosa, annoiante, che ci permette di rimanere nella nostra comfort zone. E a volte per riposarci abbiamo bisogno di rimanere nella nostra comfort zone. A volte accade che usciamo da una relazione turbolenta e non abbiamo voglia di metterci in gioco. Pertanto prendiamo il primo partner che ci capita, sì, ci facciamo due trombate, fine, passaggio e via. Quello è l'uso di una relazione narcisista che ci permette di rimanere soli all'interno di una relazione. Perché a volte essere soli ci è utile per ricominciare a individuarci. Le relazioni asimmetriche o le relazioni Cronos. Conoscete Cronos, il dio del tempo? Il dio divoratore del tempo? La coppia Cronos è la coppia nella quale c'è una asimmetria di tempi, di progettualità, di esigenze e di desideri. Ad esempio si crea quando la donna vuole un figlio, l'uomo no. O l'uomo vuole un figlio e la donna no. Uno dei due partner cerca di individuarsi, quindi sta cambiando, e l'altro invece no, non sta cambiando, non vuole cambiare, è indisposto al cambiamento in quel momento. In questo caso la relazione diventa tossica perché ci blocca nella nostra individuazione o rompe la nostra comfort zone e ci fa soffrire in un momento nel quale non abbiamo le armi personali per cambiare. E se noi cerchiamo di cambiare in un momento in cui non possiamo farlo, per la psiche diventa devastante. Diventiamo persone insicure. D'altro canto, presa a piccole dosi, questa tossicità può servire a farci rompere la nostra comfort zone oppure a bloccare una nostra individuazione folle che ci avrebbe portato a un'inflazione. Oh, guarda, si vede ancora l'arco di Eros. La relazione circolare è la relazione dell'eterno ritorno, dell'uguale. Inizia una relazione, arriva alla fine questa relazione, e poi subentra la speranza e il ci riprovo, rinizia la relazione, va in modo identico e finisce, rinizia e finisce, rinizia e finisce, sempre allo stesso modo. Ma nelle relazioni circolari cambia qualcosa, perché la seconda volta che ci proviamo il cerchio si fa più piccolo, e allora io ci riprovo e ritorno alla fine, magari in modo più veloce, e la terza volta il cerchio si farà più piccolo, e io ci riprovo e ritorniamo allo stesso punto. E allora ci riprovo ancora, e il cerchio si farà sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, finché non ci sarà più spazio per la nostra persona, e questa relazione ci strangolerà, ci soffocherà e ci porterà a Thanatos, alla morte. Questo è un tipo di tossicità che ci conduce direttamente a Thanatos, che ci impedisce proprio di vivere, perché siamo sempre all'interno dello stesso circolo, un circolo che si chiude sempre più stretto intorno alla nostra gola. Questo tipo di tossicità ci può servire a capire che il tempo non è eterno, si stringe sempre di più e sempre di meno, e ci può dare una spinta, perché a volte nella vita non ci individuiamo perché pensiamo: c'è tempo, lo farò dopo. Abbiamo l'illusione del futuro, l'illusione di un vabbè, ci proverò dopo.
Ho la speranza che un futuro possa essere migliore senza fare nulla nel presente. Questo cerchio che si stringe intorno a noi ci fa sentire l'odore della morte che ci ricorda: è bello, guarda che tutto finisce. E se tu non ti muovi, non ti dai una mossa, finirai per essere strangolato dal tempo, dalle tue speranze e dalla tua illusione di un futuro, di poter fare qualcosa nel futuro. Insomma, la relazione circolare è una relazione da procrastinatore seriale. Le relazioni parziali sono spesso confuse con le relazioni narcisistiche, perché nella relazione parziale c'è una persona che si dà completamente e l'altro invece che non si dà. Perché è diversa dalla relazione narcisistica? Perché nella relazione narcisistica entrambi i partner non si danno. Nella relazione parziale uno si dà, l'altro no. Vi faccio un esempio. Mi sto frequentando con un uomo sposato. Quell'uomo sposato potrà darvi solo una relazione parziale, perché è sposato. Ha un nucleo familiare da proteggere, un figlio, una moglie, una vita, già ha una relazione individuativa. Quindi si concede a voi soltanto in modo parziale, soltanto magari in modo leggero o da scopo amico. Andrà a cercare in voi, nel partner, uomo o donna che sia, soltanto una parte del relazionarsi e l'altro sarà lì a prendersi una parte dell'altro e a pretendere, a sperare che l'altro gli dia più parti della relazione, ma ciò non accadrà mai e in questo caso diventa tossica, perché l'altro si dà, si può dare o decide di darsi soltanto parzialmente. E allora qui, oh ma lui è narcisista. No, non è narcisista, è parziale. È tossica in quanto è una relazione che non permette l'individuazione. Non la permette perché non abbiamo tutti gli elementi che ci può dare una relazione per individuarci. Perché per essere individuativa una relazione deve essere completa. Questo tipo di tossicità ci può insegnare il fatto di non darci al 120%, bensì al 100%, al 98%. Perché all'interno di una coppia, di un amore, una parte intima, nostra, solo nostra, ci deve sempre stare. Perché deve essere la nostra ancora di salvezza, altrimenti finiremo per essere, adesso arriviamo all'ultima, una delle più attese relazioni, finiamo per instaurare una relazione dipendente. Ah no, ci sono prima le relazioni controllanti, quindi bah, ho detto una cazzata. Fatto sta che dobbiamo imparare sempre a conservare un piccolo pezzettino della nostra psiche, nostra e solo nostra, che deve fungere da punto fermo intorno al quale possiamo giocare all'interno delle relazioni. Senza un punto fermo della nostra identità, della nostra personalità, rischieremo di essere totalmente dipendenti dalla relazione. Non amiamo mai nessuno, amiamo solamente l'idea che ci facciamo di qualcuno. È un nostro concetto, insomma, noi stessi che amiamo. Questa frase inquietante, presa dal libro dell'inquietudine di Pessoa, ci parla dell'amore controllante, l'amore nel quale non accettiamo la diversità dell'altro. Siamo un po' leghisti, non accettiamo le diversità. Mo tutti i leghisti sotto, ah, perché hai dovuto mettere questo? Non è vero, perché bla 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 bla. Non accettiamo la diversità e quindi cerchiamo di controllarla. L'altro deve darci ciò che io voglio e se non me lo dà, la relazione non sta funzionando. È tossico in quanto viene a mancare tutta la spontaneità della relazione, in quanto portiamo l'altro al Thanatos, alla morte. Contempliamo l'altro soltanto se muore nella sua individualità e nasce per come diciamo noi, per come lo abbiamo immaginato. E soprattutto non ci porta ad una individuazione personale, perché non abbiamo un confronto reale con l'altro. Il risvolto positivo del controllo all'interno di una relazione è saper mettere limiti rispetto all'altro. Perché se non mettiamo i limiti, la relazione, qualsiasi tipo di relazione lavorativa, genitoriale, ci distruggerà, ci invaderà, ci schiaccerà, ci soffocherà. È in atto una vera e propria crociata contro le dipendenze in amore, contro le relazioni dipendenti, ma attenzione, perché ogni relazione deve essere dipendente, però c'è una dipendenza benefica, costruttiva, è una dipendenza mortifera. La dipendenza benefica è quello che Bowlby chiamava attaccamento. Se io sto in coppia con una persona, devo essere attaccato a quella persona. Devo condividere, l'altro deve essere indispensabile per me. Devo amarlo, devo emozionarmi insieme a lui, devo respirare insieme a lui. Perché la vita di coppia è anche questo, è stare insieme, essere dipendenti l'uno dall'altro. Ma, come diceva sempre Bowlby, la dipendenza è distruttiva quando è simbiotica, è fusionale.
quando io non esisto più, quando l'altro mi cancella. La dipendenza è costruttiva quando crea un noi, la dipendenza è distruttiva quando nega il noi e nega l'io. Come diceva anche Guggenbull Craig, è impossibile essere indipendenti. La nostra anima è una rete di dipendenze interne ed esterne. Quindi potremmo dire paradossalmente che ogni relazione è dipendente, ma qui stiamo parlando della tossicità della dipendenza. Quindi una relazione dipendente è tossica in quanto elimina la nostra persona, in quanto non permette di esprimerci. Ci annulliamo per l'altro, abbiamo paura di perdere l'altro e quindi rimaniamo immobili, ci immobilizza. La relazione dipendente distruttiva è la relazione nella quale colleghiamo il caricabatterie dell'altro a una nostra ferita. Collegandola a una nostra ferita, noi avremo paura di toglierlo, perché se lo togliamo la nostra ferita si riaprirà. Se lo colleghiamo alla nostra ferita, noi non possiamo farne a meno, perché è proprio quella relazione, quel caricabatterie che ci permette di vivere in quel momento. Toglierlo significherebbe affrontare il pericolo della morte, la morte, il sanguinamento, e noi non siamo disposti in quel momento della nostra vita a farlo. Quindi mai, mai legare una relazione alla presa delle nostre ferite interiori. Prima risolviamole, poi relazioniamoci, perché l'altro non è la nostra cura, l'altro è la nostra via di individuazione. Questo tipo di tossicità può essere utile quando dobbiamo tamponare urgentemente una ferita e quindi relazionarci con qualcuno che poggi la sua mano sulla nostra ferita. Un esempio pratico può essere la relazione, per esempio, con un'amica, con un amico o con uno psicologo. Quando sono molto ferito vado lì, sono sicuro che quella persona non entrerà, non si attaccherà a me attraverso quella ferita e io non ne diventerò dipendente, ma invece la cureremo insieme. Se invece mi aspetto la cura da un partner, mi farà solo del male. La relazione tipica è quella relazione nel quale la donna o l'uomo danno più importanza alla famiglia di origine come luogo individuativo che alla relazione stessa. E non è che dobbiamo togliere l'importanza dalla famiglia di origine per spostarla totalmente nella nuova famiglia, no, hanno due importanze diverse, due significati diversi. Ma se io, invece di confrontarmi con il mio partner, mi andrò a confrontare sempre con i miei genitori, creerò una relazione edipica nella quale magari uno dei due partner prova a individuarsi con l'altro e l'altro fugge da mamma e papà. Questa relazione ci intossica perché non permette la crescita della relazione, la fa stagnare, la fa morire. C'è un partner che cerca di individuarsi e l'altro no. Sono relazioni destinate prima o poi a rompersi, a finire. E quindi quando uno dei due partner cercherà di cambiare, non troverà l'altro che lo sosterrà nel cambiamento o lo accompagnerà insieme nel cambiamento. Questo tipo di tossicità diventa utile soltanto se siamo in grado di integrare il paterno e il materno dall'esterno all'interno. Ovvero io divento padre di me stesso, io divento madre di me stessa e lo metto in gioco all'interno della relazione. Questa è una tossicità culturale che purtroppo c'è ancora nella nostra società. La discriminazione tra sessi, in cui la donna, la femmina, deve fare alcune cose, l'umaschi deve fare altre. Ma cazzo, ma se a me piace cucinare, non posso cucinare. Ma se a me piace stare con mia figlia, non ci posso stare. Idem per le donne. Ci sono tantissime relazioni di questo tipo ed è molto tossica. Perché mettere un costrutto culturale all'interno di una relazione, quindi un costrutto del maschio e della femmina, impedisce all'uomo e alla donna di individuarsi, blocca l'individuazione. Perché se io sono un maschio e devo avere certi ruoli, devo lavorare, devo stare sul divano con le pantofole mentre mia moglie cucina, devo mettere un chiodo sul muro, impedirà la mia individuazione. Questo tipo di tossicità che serve? Non serve a un cazzo, dai, non me la fate entrare a forza, non serve a niente, va destrutturato, perché ogni coppia ha le sue regole. Se a una donna piace cucinare, cucina. Se a un uomo piace cucinare, cucina. Oppure se non piace a nessuno dei due, si assume un cuoco professionista. Deliveroo, Just Eat. Abbiamo parlato di relazioni tossiche, della relazione narcisista, asimmetrica, circolare, parziale, controllante, dipendente, edipica, discriminante. Vi devo dire due cose importanti in merito. La prima è che possono esistere altri tipi di tossicità all'interno della relazione. La seconda,
che una non esclude l'altra, ovvero nella tua relazione puoi avere più tipi di tossicità. La tua relazione può essere controllante e dipendente, edipica e discriminante. Ovviamente, più ne hai e peggio è in questo caso. E tu in che tipo di relazione tossica ti sei trovato o trovata? Scrivimelo nei commenti. Ma ora passiamo alle conclusioni. Ogni relazione tossica è un tentativo di guarigione della psiche, del suo buco abissale che viene creato nelle relazioni infantili. Ma c'è una lezione importantissima, che mai nessuno potrà colmare quel buco abissale di brame che appartiene al vostro bambino interiore, al bambino che siete stati un tempo, ma che non siete più. Avevate il diritto di volerlo, ma adesso non ve lo darà più nessuno. E l'unica persona che può colmare quel buco siete voi. Una volta che lo avete colmato, potrete entrare all'interno di una relazione senza essere intossicati da Thanatos, senza essere bloccati nella vostra individuazione. Perché l'individuazione parte in primis da voi stessi e poi riguarda l'altro e poi potete compierla insieme all'altro. L'amore nasce nell'oscurità, ce lo insegna la favola di Apuleio. Un'oscurità nella quale possiamo trovare l'abisso, oppure possiamo scorgere le stelle di un cielo notturno. Ogni tossicità è una prova che Psiche affronta per trovare Eros, per ritrovare Eros, e ogni prova ci mostra l'aspetto più profondo e oscuro dell'amore. Ogni tossicità porta con sé una lezione che non possiamo ignorare e che abbiamo il dovere di imparare se vogliamo rimanere capaci di amare. Detto ciò, se siete stati intossicati dal Napisan, mettete un like al video, condividetelo, soprattutto con i vostri amici e amiche che sono in relazioni tossiche, iscrivetevi al canale e accendete il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Ma è un rossetto questo? Quando scopro mia moglie mi ammazza. C'ha le gote rosse. Ciao, sono Psiche.